Facciamo adesso la conoscenza di Rodolfo Salemi che abbiamo visto a Uomini e Donne e adesso, a Temptation Island nel ruolo di tentatore nel programma condotto da Filippo Visciglia, ma ideato da Maria De Filippi. Ovviamente sicuramente ricorderete che a Uomini e Donne Rodolfo Salemi corteggiava la bellissima Mara Fasone. Temptation Island 2019. Ma esattamente chi è il nuovo tentatore di Temptation Island? Rodolfo 35 è ettariani e nella vita di tutti i giorni è un consulente farmaceutico, ma che si occupa anche di politica. Infatti nel 2015 si è candidato per il Popolo delle Libertà, famoso anche per la sua amicizia con Matteo Gentili, ossia l'ex calciatore fidanzato con la modella Paola Di Benedetto ed ex concorrente del Grande Fratello 15. Dove è nato e dove risiede? Rodolfo Salemi sorridente. Dalla parlata si sente chiaramente che Rodolfo Salemi ha origini toscane, infatti è nato il 15 giugno 85 proprio a Viareggio. È stato a lungo fidanzato con Lisa Lazzini di Lucca e modella, con tanto di partecipazione a Miss Italia come Miss Rocchetta. Insomma, il ragazzo non ha mai fatto mistero che predilige le belle ragazze. È molto simpatico, ha la battuta pronta e non si tira mai indietro. Sicuramente avrà già puntato qualcuna e se ne avrà l'occasione dubitiamo fortemente che se la faccia scappare. È molto impulsivo, non gli piace fare molti calcoli, ma andare subito al sodo. E ovviamente data la presenza ha un fascino non indifferente nel pubblico femminile. E adesso vedremo come se la caverà a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Vi piace? Scheda biografica Rodolfo Salemi a Temptation Island. Rodolfo Salemi, tentatore di Temptation Island 2019. Precedentemente corteggiatore di Mara Fasone a Uomini e Donne, nella vita di tutti i giorni fa il farmacista. Nato a Viareggio. Nato il 15 giugno 85. Residente a Lucca. Altezza 1,81 metri. Peso 75 kg circa. Professione farmaceutico e politico. Hobby viaggiare e mare. Ama molto la natura.